La strada dissestata, l'intenso traffico di mezzi pesanti ed infine l'alta velocità nel centro abitato è per denunciare queste problematiche che i residenti della frazione delle Ville di Monterchi, Valtiberina e Aretina sono scesi nuovamente in strada questa mattina per una protesta lungo la statale 73. Le case stanno avendo dei danni che sono irreversibili, delle crepe sia all'esterno che all'interno. Trema tutto, addirittura io ho un letto, le dico, in ferro battuto, che ogni mattina lo devo riposizionare perché si muove, dovuto al traffico, alla strada che è dissestata e perché vanno ad alta velocità, nessuno rispetta i limiti di velocità. È un anno che io ho scritto raccogliendo le firme all'ANAS, al prefetto e al comune, ancora non si vede nulla. È pericoloso. Anche perché attraverso tutte queste buche che ci sono, molti camion perdono delle attrezzature che sono anche pericolose, perché tu magari cammini a piedi tranquillamente per la tua strada e ti arriva un oggetto qualsiasi che perde un camion e ti arriva addosso. Alla prima protesta di 2 settimane fa avevano fatto seguito i lavori di ANAS. È stato il rifacimento di quelle 2 strisce pedonali e non so cosa significa questa risposta. Secondo me che non verrà fatto nulla. A tutto ciò adesso si aggiungono anche i disagi dovuti alla chiusura ai mezzi pesanti sulla Libia. Tutto quello che veniva diviso fra la strada statale 73 e la Libia è stato chiaramente fatto confluire il traffico tutto di qua. Ovviamente questo tratto è un disastro, un continuo terremoto.